ovviamente meta di turisti e mai come in questa primavera è anche godibile con queste temperature e questo sole che ci accompagnano, ma noi continuiamo a scoprire storie di molisani a Roma, coloro che sono venuti evidentemente non per turismo ma per lavoro, per crearsi una posizione, una vita, un futuro, anche con estremo sacrificio. È il caso del signor Tivo che, giunto negli anni, a cavallo tra gli anni 50 e 60, si è subito rimboccato le maniche, ci ha detto: praticamente lavoravo 24 ore al giorno per poter realizzare il mio sogno, quello di avere un'impresa tutta mia e di avere un garage, un'auto rimessa, una stazione di servizio. Alla fine ce l'ha fatto lavorando veramente duro con la collaborazione della sua famiglia. Anche in questo caso lo abbiamo conosciuto con la collaborazione di un nostro amico, il tassista ormai nominato Pagine Gialle, il nostro amico Andrea Pilorusso, che ci ha condotto direttamente in questa autorimessa nella zona sud della capitale. Vediamo dunque questa intervista. Siamo sempre a bordo del nostro Fido Taxi Stella 24 del nostro amico Andrea Pilorusso. Dopo essere stato uno degli intervistati di Molisani a Roma, praticamente siamo a bordo di questo taxi e lo usiamo come cicerone, come in qualche modo nostro accompagnatore ufficiale. Andrea, dove stiamo andando e soprattutto in che zona siamo della capitale in questo momento? Oh, siamo nella zona sud di Roma, esattamente sulla via Prenestina. Siamo esattamente in via Nagni e stiamo andando in un garage gestito di proprietà di una persona di Bagnoli che sono quasi 60 anni che fa, 50-60 anni adesso non ricordo, ma insomma è da molto tempo che fa questo lavoro come garagista. E siamo in via Nagni, stiamo andando dal signor Tivo Massullo. Siamo... Okay. Qui mi dicevi ci sono tantissimi molisani, in particolar modo anche bagnolesi, salcitani. Sì, nella zona sud maggiormente sono salcitani, quelli di Bagnoli invece stanno maggiormente nella zona nord di Roma. Comunque siamo arrivati al garage del signor Massullo. Molisani a Roma, un nuovo appuntamento sempre su Tele Molise, sul 749 a Roma nel Lazio, sull'11 in Molise, sul 96 in Abruzzo e ovviamente sul web su www.telemolise.com. Abbiamo con noi il signor Tivo Massullo che è qui a Roma da circa mezzo secolo. Da dove arriva? Da Bagnoli del Trigno. Cominciamo dall'inizio allora, 1956 arriva qui a Roma, quanti anni aveva e che cosa, diciamo, qual è stato il primo impatto poi con questa città? Allora, avevo 14 anni e sono venuto a Roma e andato a lavare i piatti, poi ho fatto il cameriere e poi in seguito ho aperto questa attività nel 65. 1965 dunque apre questa attività, un garage, una stazione di servizio. Possiamo anche chiederle quanto sacrificio ci è voluto per aprirla, quanto sacrificio ci vuole poi per mantenerla? Allora, il sacrificio per aprirla non ne parliamo. Sono stato 2 anni e mezzo, quasi 3, a fare notte e giorno di servizio, perché questa è un'attività che sta aperta 24 su 24. Poi ho messo il personale naturalmente e in seguito ho continuato fino ad arrivare a oggi. Quindi possiamo sicuramente dire che c'è stato sicuramente, diciamo, sacrificio non soltanto personale innanzitutto, ma anche un po' un progetto di famiglia, perché magari, ecco, avere la forza di lavorare quasi 24 su 24 non è da tutti e anche comunque, diciamo, avere un progetto a lungo termine che l'ha portato a fare dei sacrifici veramente forti. Beh, senz'altro ne ho sofferto io, ma ne ho sofferto senz'altro anche la famiglia, perché per fortuna avevo una moglie che ha collaborato, nel senso che si è dedicata alla famiglia e io mi sono dedicato al lavoro. Certamente, ecco, parliamo anche di come è strutturata la sua azienda attualmente e in qualche modo come è cambiato poi anche il mondo del garagista, perché sappiamo ce ne sono diversi di origini molisane, in particolar modo anche, diciamo, nell'area di Bagnoli. Ecco, che cosa in qualche modo si aspettava il cliente 40 anni fa, che cosa si offre invece oggi?
Beh, il cliente 40 anni fa ci teneva in modo particolare la macchina e quindi riteneva la macchina un certo, diciamo così, un certo servizio di pulizia, di custodia, eccetera. Oggi il cliente più che altro cerca il parcheggio, perché la strada, le strade sono quelle che sono, e quindi... Ricordiamo in che strada siamo, in che zona siamo. Siamo in via Nagni 93, zona Prenestino, e quindi oggi cerca più che altro, ecco, il parcheggio, ma vuole la macchina sempre a disposizione, perché un continuo entrare, uscire, eccetera, perché mentre prima il cliente ci teneva la macchina, la prendeva il sabato e la domenica o nei giorni festivi, invece adesso è un continuo via vai. C'è stata una macchina particolare che lei ha ospitato che le è rimasta particolarmente impressa, un qualche episodio legato magari proprio a questo lavoro? Ma io ci ho avuto un po' di tutto di macchine, diciamo dal Ferrari al Porsche, al Mercedes, alle macchine utilitarie, alla 600. Io per esempio ho avuto una 500 per 15 anni e mi è rimasta impressa perché era una macchinetta che è la prima macchina che mi sono fatta nel 63, pensi un po', quindi quello mi è rimasto un po' nell'animo, diciamo. Ecco, un lavoro così impegnativo, quanto l'ha tenuta lontana da Bagnoli e quanto invece è rimasto legato poi a Bagnoli lei? Ma io senz'altro Bagnoli d'estate ci vado quei pochi giorni che mi è possibile, e comunque ci ho abituato a venire anche i miei figli, abbiamo casa fuori e comunque ci tengo le radici native, diciamo così. Come posso faccio una scappatina. Domanda da 100.000 dollari, lo rifarebbe, cioè se si trovasse nuovamente negli anni 60, ripartirebbe con questo progetto di lavoro e di vita, cioè nel senso fare il garagista dopo tutta questa esperienza che ha accumulato in questi decenni? Ma diciamo così, che le devo dire, io per il mio carattere lo rifarei, anche se è un sacrificio enorme, responsabilità che non le dico, perché con 150 mezzi parcheggiati qua dentro lei può immaginare la responsabilità che c'è, sia per ciò che tengo in custodia, sia per il personale che ci lavora, tutte queste belle cose. Però comunque per il mio carattere io farei le stesse identiche cose, anche se sono sbagliate. Ecco, infine, che rapporto c'è invece con gli altri bagnolesi, con gli altri molisani? Sappiamo appunto, qui siamo più o meno zona sud di Roma, ce ne sono tantissimi che arrivando proprio dal Molise si sono fermati qui, no? Quindi c'è comunque un rapporto tra di voi, una conoscenza tra di voi, non so, dei momenti conviviali? Ma senz'altro sì, anzi, diciamo che questo è un punto anche un po' di appoggio per i bagnolesi, perché sin dai tempi lontani, diciamo così, la gente arrivava qua perché si fermava, perché magari si salutavamo, si prendevamo un caffè e tante altre cose, e poi da qui partivano chi andava al ristorante, chi andava a lavorare al garage, chi andava a fare tassinaro, tassista e altre cose varie. Certo. Quindi è stato, diciamo, un po' un punto d'appoggio, perché proprio è all'entrata di Roma e quindi di conseguenza... Infine, parliamo anche di televisione, il fatto che Telemolise sia visibile sul 749 a Roma, in tutto il Lazio, oltre che in Abruzzo e Molise, ormai da diversi mesi, perché comunque diciamo dall'anno scorso, diciamo come avete accolto questa novità, come ha accolto questa novità, se ci guarda comunque durante la sua giornata quando può. Ma senz'altro sì, anche perché noi ci teniamo alle nostre radici molisane. Alla Molise! Molisani a Roma, sempre su Telemolise 749 in Lazio e a Roma Capitale, dove ci troviamo anche in questo momento, l'11 in Molise, il 96 in Abruzzo. Vediamo sicuramente molta animazione, in questo caso siamo nel cuore della Roma artistica e turistica, e continuiamo a raccontarvi queste storie che vi invitiamo a seguire ogni lunedì alle 22:20, ogni domenica alle 17:20, e ovviamente anche per quanto riguarda l'appuntamento speciale extra del giorno.
giovedì alle 22:30. Ricordiamo anche ovviamente coloro che spesso non appaiono davanti alle telecamere ma che fanno parte di questo progetto, oltre al nostro editore Quintino Pallante, in redazione Barbara Fino e Umberto Di Giacomo. Per quanto riguarda invece il montaggio, Raffaella Di Carlo. Continuate a seguirci.